Secondo test ufficiale stagionale per il Teramo che domani sera alle 20:30 allo stadio Barbetti di Gubbio contenderà la qualificazione al turno successivo della Coppa Italia di Serie C ai padroni di casa guidati da Federico Guidi. Il match sarà diretto da Zamagni della sezione di Cesena. Come noto i biancorossi avrebbero dovuto disputare il match tra le mura amiche, ma i lavori al manto dello stadio Gaetano Bonolis hanno fatto optare per l'inversione di campo. Il Teramo ha un solo risultato, la vittoria, necessaria per la qualificazione poiché la differenza reti sorride al Gubbio, ma al di là di questo aspetto la gara è soprattutto l'ultimo test probante prima del difficile debutto di campionato del 25 agosto a Catanzaro. Il tecnico Bruno Tedino attende indicazioni utili proprio in vista del match del Ceravolo e intanto si gode l'ultimo innesto. L'attaccante Simone Magnaghi è arrivato in prestito dal Pordenone che ha sostenuto le prime sedute coi compagni a Torricella Sicura. Per il match di domani si prevedono alcune novità rispetto alla squadra che ha vinto a Fano domenica scorsa, probabili gli inserimenti di Tentardini, Lasic, Cianci e Mungo al posto di Di Matteo, Ilari, Infantino e Pinzauti, con Mungo trequartista alle spalle del duo Cianci-Minelli. Il fronte mercato continua a essere aperto per i biancorossi che hanno bisogno di completare l'organico carente in alcuni ruoli, ma anche di smaltire giocatori in reparti numericamente saturi. Proprio l'arrivo di Magnaghi fa salire a 8 il numero degli attaccanti. Agli altri 4 nuovi, Cianci, Pinzauti, Birligia e Martignago, si aggiungono i superstiti della scorsa stagione, Infantino, Cappa e Barbuti. Quest'ultimo è il principale indiziato ad andare via, ma fatica a trovare richieste in Lega Pro. Un rebus la permanenza di Infantino, che al contrario ha diverse richieste. La difesa va completata con l'innesto di un difensore centrale, possibilmente Mancino, mentre a centrocampo l'obiettivo è Francesco Bombagi, trequartista, all'occorrenza anche mezzala, di proprietà del Pordenone che però lo ha messo ai margini. Non rientra nei piani dei Ramarri e il Teramo prova a inserirsi. La prossima settimana sarà decisiva. Se non dovesse arrivare, si potrebbe riaprire il discorso Pedro Costa Ferreira del Lecce o virare sull'ex Pescara Giuseppe Rizzo del Catania. In uscita, Persia piace al Fano.